Bentrovati, Davide il Critico. E come dice StreamYard, è ora di iniziare. Bene, come vedete sono in una stanza di albergo, non sono a casa mia, non sono a casa mia perché sono via per lavoro. A chi dovesse interessare, sono a Mantova, avrò un evento da seguire sia domani che domani l'altro, quindi sarò in questa camera d'albergo. Tra l'altro io l'avevo prenotata ed era molto, 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 molto più bella e molto, molto, molto più grande. Invece voi mi vedete dalla telecamera, sembra che io sia in uno spazio angusto con delle tende opinabili ed è esattamente così. Sono in uno spazio molto angusto, praticamente il letto equivale a quasi la totalità della metro quadratura, come si dice proprio, come dicono quelli che sanno parlare di case. Quindi questa è un po' la realtà in cui mi trovo adesso. Quindi la speranza è quella che la connessione ci assista e che soprattutto la visuale che mi rappresenta in un luogo molto triste vi possa soddisfare. Salutiamo Provvida Alimentari e salutiamo. Che lavoro fai? Allora, io faccio. Diciamo che faccio l'agente, più o meno, faccio il venditore. Giro per la Lombardia e faccio e vendo, e vendo, e vendo. Ciao Alessandro. Ciao Damiano. No, no, non ci sarà oggi Christian. Christian non sarà oggi in live, anche perché non ci sarebbe neanche spazio per farcelo stare in questa stanza. Allora, prima di entrare in argomenti diversi dal solito, la mia domanda. Aspetta, che provano ad entrare. Aspetta, che sta provando ad entrare l'ospite. Vediamo se ci riusciamo. Poi. Perché tu non hai detto niente qua. È tutto live, è tutto in diretta, quindi può succedere qualsiasi cosa. Il link è quello. Il link è quello. Quindi vediamo. Col Verona, ragazzi, è stata una partita brutta. Una partita brutta. Come avete visto nel mio post partita c'è stata un po' di delusione. Un po' di delusione perché comunque io pensavo di vincere. Sono sincero con voi, io pensavo di vincere. Io a Verona ero partito, che già in auto, ma già prima di essere in auto, ero convinto di vincere. Cioè, per me la non vittoria è stata qualcosa di non piacevole. Non piacevole perché, ma non per tanto per i punti, perché non me l'aspettavo. Non avevo visto un Verona in grado di crearci grosse difficoltà, non mi aspettavo un Verona che potesse crearci delle difficoltà, però la realtà è che ce le ha create, perché il primo tempo il Bologna non ha giocato bene. Il Bologna non ha giocato assolutamente bene. E alla fine sono tornato a un orario molto, 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 molto tardi. Sono tornato che sarà stata l'una tre quarti e ho fatto anche il post partita, ragazzi. Ho fatto anche il post partita, quindi ho dormito tra una roba e l'altra alle 2:15, perché registra 10 minuti di video, caricalo, mettici la copertina, fai una cosa, fai l'altra, è un attimo. E come sempre a Verona dobbiamo capire il motivo per cui non succede niente quando lo faccio. Nulla, mi dice copiare il link. Devi copiare il link, devi spingere il link. Spingi il link, spingi il link. Se io spingo il link, cosa succede? Ah, copia link. Ah, ok, adesso ti spiego. Devi copiare il link e metterlo sulla barretta sopra di Safari o di Google. Tu spingi e dopo aver copiato il link, lo rimetti lì e dovrebbe farti partire tutto e dovresti entrare. E quindi ci hanno tenuto un botto dentro, ma stavolta, allora, mentre l'anno scorso ci hanno tenuto più tempo nel parcheggio, questa volta ci hanno tenuto più tempo forse dentro lo stadio. Quindi siamo usciti dentro lo stadio e dopo nel parcheggio abbiamo messo una vita. Scusate, è il bello della diretta. Su, metterlo su. Google dal telefono. Ah.
Supereroe. Sensazione di questo inizio di campionato del Bologna? Io sono super positivo, io sono contentissimo, non vedo sempre l'ora che arrivi il weekend per guardare il Bologna. Io sono super positivo, sono super contento e non ho alcun tipo di preoccupazione o paura. So che ci sono degli obiettivi che sono molto molto ambiziosi, perlomeno da parte mia, sono difficili da raggiungere, probabilmente secondo me anche qualche altra partita oltre Verona, non dico che la steccheremo, però non vedremo una grande alchimia, perché comunque il primo tempo, ragazzi, eravamo Ndoye, salta l'uomo, poi Ndoye decide di non passarla a nessun altro e via, finisce così. Però sono convinto che facendo prendere minutaggio a Freuler, inserendo Saelemaekers, che comunque, ragazzi, Saelemaekers ad oggi al Bologna è un tanta roba, se è quello del Milan. Metti un altro tassello, alla fine tu, secondo me, hai la possibilità di divertirti bene, divertirti molto, perché hai degli interpreti importanti. Foto, vediamo che foto mi ha girato. Viene fuori questo. Gli mando tutto. Voi direte, potevi farlo prima, dai, no, non potevo farlo prima. Ok. Come posso spiegargli di entrare spingendo? Come sapete, sto parlando con Mudingay per farlo entrare dentro la nostra live. Solo che non è una cosa così semplice. So provo. Adesso provo a rinviargli il link. Copia link. Copia link. Incolla. Bellissimo, così. Siamo perfetti. Ah, ta 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 ta. Siamo perfetti qua. Copia, vai qui su Instagram. Sarà lo stesso. Io clicco. Facendo tutta la procedura che dovrebbe fare lui, eh. Gol della Roma, intanto mi dicono. Piace che voi vedete tutto. Lo so che ti stai addormentando, anch'io mi sto addormentando, cioè sto provando a mandare un link, mannaggia, non funziona sto coso. Secondo te io sono qua con un guy che non riesce a entrare. Adesso proviamo, ci stiamo provando, ci stiamo. Solo che StreamYard è questo, non è che devo fare tanto. C'è in vita. Io riesco a entrare, lui no.
mai? Però se io gli mando sto cavolo di link, lui riuscirà ad entrare. Ok, dopo che ti si è aperta quella, apri un'altra finestra, tanto sei sempre nel Safari, apri una di fianco e metti il link che ti ho copiato, fai copia e incolla e lo metti sopra nella barra. DJ. Allora, eccomi qua, scusatemi. Allora, io sarei curioso di vedere per 90 minuti Ezzazzuì. No, ragazzi, no, direi di no. Cioè, Ezzazzuì è un giocatore che secondo me avrà anche abbastanza spazio. Per adesso no. No, non sono stressato domenica che c'è un caldo assurdo. Sono in una stanza che è microscopica e sto provando a spiegare a Mudingai come entrare su StreamYard. Cosa non così semplice come sembra. Comunque sì, tornando al discorso di prima, io e Zazui non credo, spero che non abbia neanche troppo spazio, perché nel caso in cui lo dovesse avere vorrebbe dire che abbiamo dei problemi a centrocampo. Per quanto mi riguarda, sono curioso di vedere Bologna col Napoli, anche se non è il Napoli di Spalletti e io non ho troppa fiducia sul fatto che sarà un avversario facile. È vero che il Napoli rispetto al Verona ti lascia più spazio, eh? Però è anche vero che questi se beccano due passaggi di fila fan gol. Cioè, guardate col Genoa. Io Genoa-Napoli pensavo fosse finita. Invece Genoa-Napoli non era finita per niente. Con due lampi il Napoli ti può fare gol. Quindi io sono assolutamente non tranquillo. Aspetta che mi ha mandato un audio, non so, non ho idea di cosa sia. Sì, Gabi tuo padre, però stiamo facendo un po' di fatica per farlo entrare. Ecco, diciamo. No, no, l'avevo tolto l'audio. L'avevo tolto l'audio. Mi ha detto, guarda un po' se ci sono. No, non ci sei. Non ci sei, Gabi, non ci sei. E mi chiedi di mettere una password, una mail. No. Ah, ci sei, ok, entri in studio, ok. Ok. Ci siamo, eh? Oddio, la foto che mi ha mandato c'era, adesso vediamo se spinge, entra in studio. Però adesso lo sentite l'audio. Gabi, mio padre, lo tengo lì per sempre. Metti il nome che ti piace, metti il tuo nome. Nel nome mostrato, metti il nome come vuoi. Però secondo me è il bello della diretta, cioè avrei potuto farlo prima da solo questa cosa, però chiaramente Gabi non è che c'era tutto il giorno per fare le prove, non siamo chissà dove, siamo
su Davide Critico, e a volte quando a un certo punto allo stadio veniva detto con il numero 26 entra in campo Gabi Mudingai, beh, era un bel effetto. Ciao Gabi, buonasera, ce l'abbiamo fatta! Ciao, ciao a tutti. Come stai? Come Sto stai? bene? Io Sì, sto io bene. sì, alla grande, alla grande, alla grande. Guarda, guarda qui, guarda dietro, vedi? È bellissima, è bellissima, è bellissima. Ma tu non sai quanto mi hai fatto godere in quegli anni. Cioè, tu non ne hai idea, tu non ne hai idea, non ne hai Davvero? veramente idea. Sì, perché comunque, allora, faccio un preambolo, poi parliamo di te. Comunque, hai fatto parte di un Bologna che non ha vissuto proprio di momenti felicissimi extracampo e quindi avete lottato come dei leoni. Esatto. E questo alla gente arrivava, capito? Quindi noi ci sentivamo in campo con voi e sono sincero, tu lì in mezzo magari non eri il giocatore che faceva gol in rovesciata, ma quando andavi a contrasto, Gabi, cioè... Esatto. Io credo che quel Bologna ha dato veramente tanto per arrivare a avere tutto quello che il Bologna ha adesso, ok? Noi abbiamo passato dei momenti anche a livello di dirigente così molto molto difficile, però non abbiamo mai mollato perché comunque giocare a Bologna è veramente per noi tutti è stato un onore e abbiamo sempre cercato di dare il massimo. E io quando andavo in campo, ti dico la verità, cioè, mi sentivo così bene che davo sempre il 100%, anzi di più. E questo, guarda, posso dirti una cosa, questo è sempre arrivato, al di là di quell'anno magari un po' disastrato, ma non per colpa vostra, perché comunque in campo i risultati sono arrivati sempre, la salvezza è arrivata e quindi noi eravamo sempre felici di voi. Forse è stata una di quelle squadre che per la mia generazione, io sono del 94, ci ha veramente coinvolto tanto. Gabi, Perez, davanti Marco la butta dentro. Sì, assolutamente, era, cioè, incredibile, era proprio questo. Io e Perez in mezzo e di vai a buttarla dentro. No, guarda, è stato veramente dei bei momenti a Bologna. Infatti sono molto legato a Bologna, alla città di Bologna. E niente, quindi continuiamo a seguire il Bologna. Dopo ti faccio due o tre domande, però volevo raccontare anche ai ragazzi che ci stanno guardando come mi è nata l'idea di chiamarti. Io ti ho incrociato in centro una sera, ti ho guardato e ho detto: no, vabbè, non è lui, mi sono sbagliato. Poi ho riguardato: no, no, non può non essere lui, cioè non può. Mi giro, Moody, vedo Gabi che si gira e gli dico: Forza Bologna, Forza Bologna. Ho detto: sì, era lui, grande. Sì, mi ricordo. Perché io sono sempre in centro, io sono sempre a Bologna, sono sempre in centro, quindi ti dico la verità, incontro tantissimi tifosi e ogni volta è sempre, ti dico, è sempre un piacere perché sento veramente di avere fatto bene, perché la gente me lo ricordano sempre, mi salutano sempre con grande, grande affetto e qualcosa per me è molto, molto importante. Immagino. Quindi tornando un po' alla tua carriera qua a Bologna, dal 2008 al 2012 sei stato da noi, 125 presenze, non sono poche. Il ricordo più nitido, cioè ti dicono: hai giocato con la maglia del Bologna, c'hai un episodio, un momento in cui dici: quello me lo ricordo. Beh, io mi ricordo soprattutto, non lo so se tu ti ricordi, ma io quando sono arrivato a Bologna, diciamo che all'inizio ho avuto un po' di problemi con i tifosi, nel senso che io avevo diviso un po' i tifosi, quello della curva e quello in tribuna, perché diciamo che è stata colpa mia, perché feci un'intervista dove perché io venendo da Roma. Dove che diciamo che all'inizio non volevo andare via, ok? Mi Quindi ricordo. sì, feci un'intervista che purtroppo era un po' infelice e tanti tifosi se la sono un po' legata al dito e io
con il lavoro in campo sono riuscite a fare ricredere tutti, a avere gli applausi di tutti, e questo è stato per me un momento veramente importante, perché sai, quando sei fischiato, quando magari non sei visto bene, e con le prestazioni in campo riesci a far ricredere tutti, e veramente ti dico, per me è stato veramente un bel momento. Poi dopo ti dico, ho vissuto veramente a Bologna tanti momenti emozionanti, sai, anche la salvezza. Per me era diventata una cosa fondamentale. Ogni volta che noi ci salvavamo era una festa, perché eravamo contenti, perché il Bologna merita di stare in Serie A. È lì il posto suo. Sì, quello che hai detto io me lo ricordo molto bene. Chiaramente, cioè, sono ricordi non bellissimi l'inizio, me la ricordo l'intervista, mi ricordo tutto, ed è per questo che forse, come hai detto te stesso, sei entrato ancora di più nella gente, perché quando uno è in grado di far ricredere tante persone, vuol dire che ha fatto qualcosa di importante. E Esatto. se non lo fai facendo 15 gol all'anno, vuol dire che hai fatto qualcosa di veramente bello. Questo è veramente. È questo, perciò ti dico, per me è stato veramente un momento, perché passare dai fischi agli applausi di tutto lo stadio, per me è stato veramente un momento di gioia. Ah, c'era qualcosa di speciale in quello spogliatoio, in quel 2011-2012? Marco Capitano, cosa c'era di... C'è un aneddoto, qualcosa che ti ricordi? Perché comunque era un gruppo bello. Era veramente, ti dico, un gruppo molto affiatato, un gruppo bello dove ci divertivamo tantissimo insieme. Ti dico, noi avevamo anche, sai, un rito che dopo, cioè, prima di andare in ritiro, dopo l'allenamento, tutti insieme bruciavamo i giornali nello Sì. spogliatoio. Sì, e ballavamo. Sì, ballavamo, cioè eravamo veramente un gruppo affiatato. Poi tutti quanti, ti dico, io mi ricordo, andavamo tutti d'accordo, perché era come, cioè noi avevamo un obiettivo, che era fare salvarsi il prima possibile, fare il più punti possibile, dimostrare comunque che siamo giocatori di un certo livello. E ti dico, il gruppo era veramente, veramente affiatato. Io e Perez parlavamo sempre a centrocampo, cercavamo sempre di darci una mano, non c'era gelosia, non c'era niente. Io veramente mi sono divertito tanto, tanto, tanto. Sì. E hai fatto divertire anche tante persone. Ma ho capito bene la cosa del bruciare i giornali. Eh sì, questa era la nostra cosa. Noi cioè, quando andavamo prima del ritiro, diciamo che il venerdì, quando facevamo l'ultimo allenamento, stavamo lì, bruciavamo dentro lo spogliatoio i giornali, ballavamo, capito? Ci caricavamo. Questa è una cosa che magari nessuno sa, ma è questo, facevamo questo. Sì, sono quelle cose da spogliatoio che sicuramente quei momenti di follia che Sì. uniscono ancora di più. E la situazione invece, perché questo era quello che vivevi nello spogliatoio, quindi in quel quattro mura con le docce, eccetera. La situazione fuori, secondo te, in che modo ha influito e come l'hai vissuta? Cioè, c'è stato un momento, perché è inutile negarlo, noi avevamo paura di fallire. C'è stato un momento in cui tu hai detto, cavolo, stiamo fallendo. Guarda, ti dico la verità, sì, quando magari stai fuori, allora ci pensi, perché anche noi, sai, si legge il giornale e tutto quanto, e noi dentro cercavamo sempre di capire la situazione, sai, con il dirigente e tutto quanto, però noi avevamo il campo, sai, quando arriva in campo, noi il lavoro nostro era dare il massimo in campo, salvarsi e fare almeno contento la nostra gente. Poi dopo quello che le vicende della società, noi potevamo fare poco. Quindi noi pensavamo, sì, noi pensavamo al campo, a fare bene, e sai, quando una squadra vince, riesce sempre a creare entusiasmo, capito, no?
tra i tifosi, tra la gente. Quindi noi è quello che cercavamo di fare in una situazione difficile, però sapevamo che andando in campo e facendo bene in campo riuscivamo a creare qualcosa di importante intorno a noi. Certo. Guarda, io ti dico da tifoso, ma probabilmente l'avrei, lo sai, l'avrei già percepito e te l'avranno già detto in tanti. Da tifoso sono stati anni veramente che un po' mi hanno ricordato quello di quest'anno della Samp. Magari noi eravamo in un'epoca meno mediatica, non c'erano così tanti social network, e mi ricordo che comunque è brutto quando ti sta per scomparire la squadra di calcio, non perché perde, ma perché fuori non sai cosa sta succedendo. Da tifoso è Certo. molto brutto. E forse noi siamo fortunati ad avere voi come calciatori in un momento del genere, perché altre realtà in una situazione così sono retrocesse. Voi invece avete fatto quasi un record. Noi, Capito? ti dico la verità, siamo stati lì e io credo, io penso più ai tifosi, perché il tifoso cioè, ama la maglia, ama la sua squadra, no? E quindi vedere la propria squadra scomparire, io credo che per un tifoso è veramente un disastro, per un calciatore anche, ma il calciatore magari dopo cambia squadra, sai, no? Però per un tifoso noi abbiamo sempre messo questo pensiero, nel senso che volevamo aiutare la gente a stare un po' più tranquillo. Sapevamo che, sai, facendo qualcosa di importante in campo, toglievamo un po' di, come posso dire, al tifoso, Preoccupazione. un po' di preoccupazione, anche se c'era sempre, ma sai, se vai in campo, che fai bene, chi viene a vedere la partita torna a casa con il sorriso, sai, è importante anche quello. E noi abbiamo sempre cercato di fare il nostro e rimanendo positivo, nel senso che anche la società doveva fare il suo. Comunque, sentendoti parlare, ti devo fare i complimenti perché sei un ragazzo veramente molto spigliato e che. Cioè, è piacevole sentirti parlare, insomma, cioè, ti auguro che anche altre realtà ti possano contattare per parlarti. E comunque sei un ragazzo spigliato che comunque proprio rende l'idea di quello che ha vissuto nei nostri Nebolon, anche se sono passati comunque di acqua, se ti conti, ne è passata. Noi adesso abbiamo saputo, abbiamo una stabilità un po' diversa, abbiamo anche forse un'ambizione che sembra non essere più quella di salvarsi, quindi magari di provare a fare un qualcosina di più importante. Però Ma io credo che in questo momento sarebbe un peccato in questo Bologna pensare soltanto alla salvezza, sai, con tutto quello che il Bologna ha passato, con tutto quello che adesso, diciamo, che Saputo ha messo come si dice, in avanti. Io credo che il Bologna merita e deve pensare a qualcosa in grande. Per me deve pensare in grande. È ora di cominciare veramente a pensare in grande, perché non manca niente al Bologna, secondo me. C'ha tutte le c'è una tifoseria pazzesca, c'ha come si dice, dove che si allenano, c'ha veramente tutto, tutto, tutto da grande. Quindi adesso bisogna cambiare le mentalità e cominciare a pensare in grande, non soltanto a arrivare magari, non lo so, a salvarsi tranquillamente. No, bisogna puntare a fare qualcosa. Non dico vincere il campionato, però cominciare a pensare magari all'Europa, qualcosa di un po' più, perché il Bologna, secondo me, ha tutto per pensare in grande. sì, questo è quello che auspichiamo anche noi umili tifosi. Ma sicuramente, guarda, guardarti e parlarti e pensare dove eravamo e dove siamo adesso fa un po' capire, seppur sono passati degli anni, anche il cambio completo di mentalità. Però posso dirti che in questi anni di salvezza, se mi chiedono a quale squadra sono più affezionato, rimane quella vostra. Ma Perché noi io credo che per sapevamo tanti. che voi combattevate sia dentro che fuori dal campo, perché comunque adesso magari con Di Vaio e altri ragazzi sappiamo che anche fuori dal campo molti di voi si sono dati da fare per riuscire a dare una mano a quella che era la piazza e la gente e la squadra e la società. Quindi a Bologna, è una Bologna non è New York, è una città piccola, quindi quello che hanno fatto
quel gruppo di persone per Bologna e il Bologna, al di là del campo, per noi, perlomeno per me, è importante e me lo ricorderò. Quindi. Ma io, guarda, ti dico che quando io sono per Bologna, molte persone cioè, mi ricordano sempre quel Bologna, quell'epoca. La gente dicono sempre che abbiamo fatto tanto, poi sento veramente l'affetto della gente, quindi vuol dire che siamo riusciti a trasmettere qualcosa, siamo riusciti comunque a far vedere quanto comunque, nonostante i problemi, ci tenevamo al Bologna e a tutta la sua gente. Sì. È arrivato alla grande questo messaggio. Torniamo al tuo Bologna, al tuo spogliatoio. Facciamo un gioco, ok? Facciamo un gioco. Qual era il tuo compagno di squadra più serio dentro a quello spogliatoio in cui bruciavate i giornali? Più serio, più serio, io direi, Anche io immaginavo Di Vai, anch'io. Di Vaio è uno serio, sì, poi anche da capitano, sai, era, no, Di Vaio, Di Vaio, Era un generale, sì, il generale però buono, perché sapeva anche ogni tanto ridere, ma era uno serio, Di Vaio. il più casinista. In porta ci c'eravamo, Viviano, Viviano? Viviano, sì, Sì. Viviano era casinista, sì, Viviano. Arrivava con la musica, cosa faceva? Ecco la musica, arrivava allo spogliatoio, si sentiva solo lui, era troppo casino, sì, Di Vaio, come si chiama? Viviano, sì, Viviano. Invece c'era quando andavi in campo un giocatore che te, poi chiaramente. Magari il tifoso pensava potesse essere qualcun altro, però tu come Gabi dicevi, cavolo, oggi manca lui, ne sentirò la mancanza. Ma ovvio, quando mancavo io, sì. Quello lo pensavamo anche noi, stai tranquillo. diciamo, però che per fortuna è mancato poco, io direi Di Vaio, perché a livello di gol, di quello che portava comunque la squadra, perché lì davanti, ti dico, sai, il gioco di calcio per vincere bisogna segnare, ok? E lui ce lo faceva molto molto bene, nonostante che noi lavoravamo, facevamo tutto, però Di Vaio era uno che segnava parecchio, e per noi era veramente una fortuna avere un attaccante così. Anche Di Vaio comunque arrivò a Bologna che non ci aspettavamo potesse avere questo exploit perché lui era al Genoa, non era neanche titolare e venne a Bologna e anche lui divenne qualcosa di meraviglioso. Quindi anche per voi chiaramente sapere di avere davanti uno che la palla la metteva sempre dentro in un modo o nell'altro, Eh diciamo, beh, almeno per noi era fondamentale sapere che, sai, se noi difendevamo bene, noi a centrocampo coprivamo bene, facevamo le nostre cose bene, che lì davanti prima o poi la buttavamo dentro. Questo è importante saperlo. Quindi ti permette di gestire bene, di lavorare bene e di sfruttare quelle occasioni che hai, perché sai che davanti c'è comunque uno che la porta, la vede. E allora certo. lì, perché il problema diventa che se tu per 80 minuti difendi bene, ma non la butti dentro, prima o poi lo prendi. È certo. Ok? Allora, quindi noi sapevamo quello, e ogni volta che infatti ha avuto qualche piccola occasione, sempre stato dentro, e questo era diventato una cosa che noi ne eravamo consapevoli. Certo. Poi vabbè, immagino che anche avere Perez di fianco. Cioè, Assolutamente. cavolo, eravate proprio belli insieme. Cioè, quando giocavate tutte e due dicevi, cavolo, da qua non passa, no? Sì, io mi ricordo che anche qualche giocatore contro chi giocavamo dopo la partita dicevano: ma ragazzi, voi dovete un po' calmarvi, perché noi era 95 minuti di correre, di Calci anche.
Sì, calci, cioè, il pallone non poteva passare con l'avversario, l'avversario non poteva passare col pallone, noi stavamo sempre lì, dove che magari non ci arrivavo, arrivava lui, dove che non arrivava lui, ci arrivavo io. E noi lo facevamo con naturalezza, perché nel senso che noi abbiamo questo nel DNA. nostro DNA, correre, recuperare i palloni, giocare per la squadra. Eravamo magari meno belli di un diamante che faceva punizioni, gol o di altri, ma il lavoro che facevamo in campo era un lavoro solido, concreto, e ci mettevamo le Certo, bel giocatore diamante anche lui. palle. Sì, assolutamente. E hai giocato però anche a Roma e a Milano. Hai parlato molto di Bologna. Quali potrebbero essere i pregi, i difetti di Bologna rispetto a due città così grandi, più che società, due città, perché comunque Roma e Milano sono due metropoli in confronto a Bologna. Ma guarda, allora, sono, come hai detto tu, città molto, 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 molto grandi, quindi essendo molto, molto grandi, quindi diciamo che ci sono più tifosi anche, e diventa anche, come posso dire, una cosa, come posso dire, una passione troppo, 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 troppo accanito, ok? Il tifoso del Bologna, ovvio che è appassionato, tutto quanto, sì, però io sto parlando di a Roma. A Roma è una tifoseria, come posso dire, Molto passionale. ma tanto, Cioè non tanto. riesci magari a fare una passeggiata in centro, come diceva magari Totti con le dovute proporzioni, però fai fatica ad andare in giro in centro. Sì, le città come Napoli, anche Roma, fai fatica ad andare in giro perché la gente è tanto, 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 tanto appassionato. Il Bologna sono appassionati, ma sono più, come si dice, sai, non riesco a trovare Noi, guarda, io ti posso parlare da tifoso, sono come quelli che ti hanno incrociato l'altra sera che ti ho fermato io. Non ti Sì. abbracciano, magari ti dicono grande Gabi, però non è che ti fermano e ti rompono magari un po' le scatole, ti chiedono la foto per il cugino, il saluto allo zio, eccetera. Sì, poi. Capito? Perciò dico sempre, è un amore diverso, però è sempre lo stesso amore per la maglia, nel senso che il tifoso bolognese è meno, sai, Invadente a volte. invadente, sì, però l'amore è lo stesso. Il tifoso laziale è molto, 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 come si dice, sai, a toccarti, a parlare con te, la foto e tutto quanto. È un amore diverso, però è sempre amore per la propria squadra, perché il tifoso laziale, anche lì ti dico, io ho passato 4 anni a Roma, 4 anni meravigliosi, dove che sono stato accolto alla grande, i tifosi sempre vicino e tutto quanto. Quindi ti dico, sono veramente stato fortunato di giocare nelle piazze dove ho giocato, sai, Lazio, Bologna, e quindi. Anche il fatto che c'è stata quella dichiarazione quando abbiamo iniziato, che dicevi del fatto di aver detto di non voler lasciare Roma, quello comporta sicuramente anche, come dire, il fatto che ti trovassi molto bene là. Sì, assolutamente, perché io, è vero che non ho mai voluto andare via dalla Lazio, perché ci stavo benissimo, e quando è arrivato questa. Perché non, cioè, io quando sono arrivato a Bologna si è fatto di un giorno all'altro, perché non è mai stato detto che dovevo andare a Bologna o che io ho parlato prima col Bologna, niente. Quindi diciamo che la mia reazione era perché ero rimasto molto sorpreso. E poi del fatto che me l'hanno detto di notte, devi andare a Bologna, io ho detto, ma come devo andare a Bologna? Io stavo parlando con la società per firmare altri 4-5 anni, mi ricordo, perché ero giovane, e da lì dovevo andare via. Quindi è stato un po' tutta una cosa così. E poi dopo sono arrivato a Bologna e mi hanno fatto l'intervista chiedendomi subito delle domande che in quel momento ero ancora molto, molto, come si dice, molto caldo, cioè non sapevo bene la situazione, ti dico la verità. Però più sono passati gli anni, Quindi più. funzionano così.
i trasferimenti, cioè tu puoi essere avvisato anche all'ultimo, di notte, all'improvviso, cioè nel senso è la realtà di un No, non posso, calciatore. no, non dovrebbe funzionare così. Però ci sono delle volte che una società trova l'accordo con un'altra società e che tu magari non sei al corrente, poi dopo ti mettono al corrente, poi cioè, non sempre succede che sai tutto dall'inizio, le trattative, così. Magari una società può trovare un accordo con un'altra società per te che tu non lo sapevi. E a me è successo questo, però poi dopo ti ripeto, una volta messo i piedi in campo, una volta che ho conosciuto il tifoso, la città, mi sono innamorato e poi ho sempre dato l'anima e ti dico la verità, essere andato via, adesso ti dico essere andato via dal Bologna, per me è stato difficile. Quando sei andato all'Inter. Quando sono andato all'Inter, andando a una grande squadra, ovvio, però Hai trovato pure. difficoltà lì? Hai trovato delle difficoltà lì all'Inter? Era un altro mondo. Ma ti dico, le difficoltà che ho trovato lì, non ho trovato tante difficoltà. Io sono stato sfortunato perché mi sono rotto il tendine d'Achille. Anche le cose stavano andando bene perché io avevo iniziato a giocare e lo facevo anche bene. Io mi ricordo che. Anche dalla parte di certi tifosi, gente, quello che scriveva anche sul giornale, avevo iniziato a ingranare, ok? E poi dopo mi sono fatto male al tendine d'Achille, e poi da lì, sai, queste squadre non ti aspettano. Poi avevo 32 anni, mi sono fatto male al tendine d'Achille, quindi un po' questa. Però ti dico, all'inizio giocavo, perché mi sa che ho fatto primo anno. Appena arrivato, comunque ho giocato 17 partite, poi io mi sono rotto il tendine d'Achille prima della fine della prima parte del campionato, quindi comunque giocavo. Pesante, pesante, no, beh, immagino. Più che altro Gabi arriva all'Inter a quell'età, e invece il Gabi della Lazio quanti anni aveva? Gabi della Lazio, io sono arrivato nella Lazio nel 2005, sì. 2005 sono arrivato là, ma penso che avevo 20, 24 anni, 25, 24 anni mi sembra, sì. E prima di arrivare alla Lazio avevi un idolo, qualcuno che dicevi, voglio diventare come lui. Guarda, io guardavo molto giocatori come ti dico Makelele, ti ricordi? Cavolo, sì, fortissimo. Makelele, questi giocatori lì, quello lì mi piaceva parecchio perché come si dice, mi ci vedevo bene, in lui, no? E quindi lo guardavo, mi ispirava molto. Certo, beh, quello era un gran calciatore che ha fatto anche la storia del calcio. In effetti, sai che adesso che ti ho visto giocare e chiaramente con tutto rispetto a Gabi, però Makelele... Non ti offenderai, vero? No, Però assolutamente no. lo stile di gioco può ricordarle. Invece oggi tu vedi un calciatore che può avere le tue caratteristiche, dici, cavolo, quello mi ricorda. Ma io credo che adesso è un po' anche cambiato il modo di giocare. Quindi adesso ti dico la verità. No. No, magari qualche giocatore più vedo in Inghilterra fisicamente a centrocampo che le vedi proprio, però nel nostro campionato no, perché secondo me si gioca diversamente e è cambiato molto. Un Gattuso, sta gente lì non le vedi più. Hai ragione, infatti, ma a te piace, detta proprio onestamente, ti piace il calcio di oggi, quello in cui c'è la costruzione dal basso, dove Di Vaio è il primo difensore, dove Portanova deve costruire con Viviano, oppure sei più legato magari al calcio che vivi tu? Ma ti dico la verità, bisogna, come si dice, evolvere, no? Si dice, bisogna, quindi il calcio è il calcio che facevamo noi magari non lo facevano prima, ok? Quelli che facevano prima magari prima, quindi il calcio cambia e bisogna adattarsi
Io guardo sempre il calcio con gran piacere e poi ti dico, sai, magari da dietro si butta sempre la palla, secondo me non è neanche tanto bello. Partire dal basso bisogna sapere farlo anche, avere i giocatori adatti per un certo tipo di gioco, perciò adesso penso che in quest'epoca va bene, magari giocare così prima magari non andava bene. Quindi io guardo il calcio che cambia sempre e io cerco di adattare anche il mio modo di vedere il calcio, perché partire dal basso, vedere un bel gioco e tutto, non è neanche male. Certo, no, hai ragione, ma quindi tu segui il Bologna, le guardi le partite del Bologna. E Sì, li guardo. ti piace il Bologna di oggi, ma soprattutto lo stile di Thiago Motta che ha portato quel a Bologna, perché con Thiago tu avrai visto un Bologna che crea dal basso a diverso. A Bologna piace molto il gioco di Thiago, ma non solo a Bologna. Sì, ma io ti dico la verità, sono allenatore che comunque sono stati dei campioni, ok? Quindi essendo un campione vuol dire che il calcio lo conosci, ok? Conoscendo il calcio tu sai, hai giocato, lui ha giocato a calcio, quindi conosce lo stato mentale dei giocatori, conosce, ha più cose che può mettere in campo perché l'ha fatto da calciatore. E il stile di Thiago è uno stile molto giovane, il calcio moderno, ok? È un bel calcio da vedere, un calcio importante. Poi la cosa più importante è che quando, secondo me, una squadra gioca, che almeno il tifoso quando va allo stadio vede un bel gioco, torna a casa e è contento, secondo me, Certo, tu non l'hai beccato Thiago all'Inter, vero? È no? arrivato dopo. No, no, io sono arrivato dopo, però ho giocato più volte contro di lui, sì. Ho giocato più Ah volte sì? contro. Sì, ho giocato quando stava al Genova, Ah, quando stava vero. anche all'Inter, sì. Vero, quando era al Genoa, noi tra l'altro, sì, lui giocava al Genoa con Milito, che a Bologna ce lo ricordiamo perché lui fece un gol abbastanza importante che ci permise di pareggiare col Chievo e salvarci. Pensate a che ricordi che abbiamo noi con un giocatore che ha fatto probabilmente anche la storia del calcio. Noi lo colleghiamo a un 3 a 4 in un Torino-Genoa, meraviglioso. Ma oggi Bello. vivi a Bologna, tu? Sì, Vivi a Bologna? oggi sì, vivo a Bologna adesso. Vivo a Bologna. Cosa fai nella vita? Allora, adesso ho iniziato da un anno a lavorare come agente. Ah. Diciamo sì, perché io, essendo belga, e in Belgio adesso ci sono tanti, tanti, tanti di quelli talenti che guarda. Quindi adesso io cerco di lavorare molto con i giovani lì in Belgio. Da poter portare qui in Italia dei 2000, sai, 2006, 2007, 8, capito? 2006, 2006. Quindi molto giovane. Io ancora ti dico la verità, non lavoro ancora con giocatori già affermati. Io preferisco iniziare, visto che è un lavoro che anche io sto imparando, alla fin fine sto imparando, e crescere con i ragazzi giovani, poter anche dargli consigli su come gestire una carriera, perché ho giocato a calcio e questo è l'obiettivo mio. Sì. No, è bello. Noi tra l'altro abbiamo appena accolto un giocatore belga che è Selemakers. Telemerche, sì, che conosco bene, che tra l'altro ci ho parlato prima della firma, ci ho parlato Sì. sì, ci ho parlato perché diciamo che abbiamo lo stesso procuratore che avevo io da giovane quando ero in Belgio. E quindi sì, infatti domenica vedo la partita con lui e Ah. poi dopo saremo insieme con Alex, con Salamaker. E quindi ci ho parlato un po' di Bologna perché mi ha chiesto un po', ho parlato un po' di Bologna. Beh, gli hai parlato bene di questo. Assolutamente sì, assolutamente. Assolutamente. E quindi farà bene. Io so che farà bene a Bologna perché è un ottimo giocatore. Io gli ho detto: guarda, una volta che metterà piedi in campo, il calore dei tifosi, tutto quanto, vedrai che poi ti riprenderà tutto. Perché è veramente un grande giocatore. Che consiglio gli hai dato? Se si può, gli Ma hai dato io il qualche consiglio? consiglio.
Ma il consiglio che io ho dato è soltanto di quando entra in campo e quando mette la maglia di dare il massimo, non deve E qualche contare niente. ristorante? Qualche ristorante, ma io gli ho detto: guarda, a me piace tanto. Ci sono dei ristoranti che vado spesso lì in centro. Gli ho detto: una volta usciremo e andremo a mangiare insieme. Beh sì, qui a Bologna, sai, a Bologna di solito c'è questa, non so se adesso te l'ho chiesto a te che hai fatto il calciatore, c'era e c'è ancora l'idea che alcuni giocatori arrivando a Bologna si stabilizzino, stiano talmente bene nella vita privata che poi magari in campo non si abituino, capito? Rimangano in quello stato di calma piatta senza voler fare lo stacchetto sopra il successivo. Cioè, tipo, a Bologna c'è l'idea che arriva il calciatore da noi, si trova bene fuori dal campo, non ha troppe ansie o preoccupazioni, tanto il Bologna basta che si salvi e quindi la vita scorre. Ma questa è anche una mentalità, secondo me, che deve, quello che ti dicevo prima, è una mentalità che magari deve cambiare. La gente magari deve, il Bologna deve cercare comunque di avere altri obiettivi che sono quelli di grandi squadre, comunque di squadre importanti. Ovvio, Bologna è una bellissima città dove che si vive bene, si mangia bene e si sta bene. Io credo che un giocatore arrivare a un posto come Bologna deve pensare soltanto a giocare e a giocare bene. Io non penso che uno che arriva e poi dopo dice io sto così, no. Perché andando in campo, uno secondo me, io, quello che la gente ogni tanto sbaglia è pensare che un giocatore non gliene frega niente quando perde. Non è vero, non è assolutamente vero, perché perdere, ti assicuro, rode a ogni giocatore, non gli piace perdere e quando si perde si sta male. La gente pensa che no, un giocatore tanto a loro non frega niente, non è vero, perché noi quando perdiamo ci siamo male, siamo lì a pensare che cosa non è andato, perché così, e tutta la settimana non è una settimana tranquilla. Anche andare in giro, ho sentito che comunque alcuni calciatori quando perdono poi durante la settimana si sentono quasi in colpa ad andare in giro per locali o anche a Certo, mangiare fuori. sì, certo, il giocatore si sente in colpa, sono pochi, veramente pochissimi quelli che magari dopo una sconfitta se ne vanno a fare, no, perché uno ci sta male e pensa, dice, cavolo, che cosa non è andato, così così, c'è gente che non escono manco di casa, stanno perché giustamente hanno perso. E questa è una cosa che il tifoso deve capire, che anche se una squadra perde 5-1, non è che il calciatore se ne sbatti coglione, anzi, fa male, fa male. Cioè, quindi Gabi Mondingai perde 5-1 il derby di Milano, cosa fa la settimana dopo? Sparisce, si chiude in casa. No, ma sì, ovvio che perdi 5-1, non pensi che vai in discoteca, vai a farti vedere, vai a fare non so che cosa, no, un attimino cerchi di come posso dire, di riprenderti, di fare le cose con umiltà, posso dire, cercare di vincere, perché quando tu vinci 5-1, ti senti il re, no? Quindi anche quando vai in giro la gente ti vedono, dicono bravissimo, quindi tu ti senti, io esco un po' perché comunque ho fatto un grandissimo lavoro in campo, quindi c'è, cioè, capito? È Sì, questo. Quando perdi 5-1, cioè io quando perdevo avevo una rabbia dentro di me che non volevo neanche uscire. ma si vedeva poi in campo. Ecco. E ti rifaccio una domanda prima di salutarti, perché c'è un ragazzo che mi chiede se hai ancora la tua Ferrari California. Allora, non era la California, era Ecco. la 458 Italia. No, non ce l'ho più perché alla fin fine, sai, ero giovane, quindi mi divertivo così, ma ora si pensa a fare, diciamo, altro, nel senso che me ne faccio adesso io di una Ferrari, dai. Io, no, adesso no, adesso non ce l'ho più.
C'è un tifoso che si ricorda questa entrata trionfale a Casteldevole con la Ferrari, ecco. Sì. No, Chiedo no, mi sono solo. divertito tanto. L'ho tenuto 3-4 anni la Ferrari, poi dopo, alla fine, adesso no, non ce l'ho più. Dimmi solo chi vince per te il campionato e poi dopo io ti ringrazio tanto e spero di avere l'occasione di rincrociarti. Quella volta farò il tifoso invadente e ti chiederò la foto. Chi vince il campionato? Ma io ti dico la verità, io vedo bene bene l'Inter. Più della Io Juve? Io dico Juve invece per dirti, però. ti dico la verità, io vedo l'Inter ancora in questo momento più completo. Io per me la vedo così, poi dopo mi sbaglierò, non lo so, ma io No, vabbè, hai scelto una delle papabili perché c'ha due giocatori in ogni ruolo che sono fortissimi. Io ho detto solo Juve perché alla fine, non avendo le coppe. Staremo a vedere, però io credo che l'Inter ha giocatori come hai detto tu, e poi quelli che giocano sempre ormai hanno capito. Io ti dico una cosa, un giocatore vuole sempre giocare, più gioca un giocatore più sei in forma, secondo me, capito? Quindi che ci sia tante partite così, il giocatore vuole sempre giocare, perciò io dico per me non è un problema. Poi c'hanno comunque dei cambi importanti l'Inter, quindi credo ancora che possa vincere il campionato l'Inter, però sai, il calcio, già le squadre fortissime, il Milan pure forte, anche se ha perso, secondo me ha una buona squadra, il Napoli, la Juve come hai detto, quindi no, ci sono veramente 4 squadre che possono veramente, però io per adesso penso che sia l'Inter. Io invece voglio chiedere a tutti i ragazzi che sono qua di seguire Gabi sui social, su Instagram, perché comunque è un giocatore di grande livello, perché è passato a Bologna e non guarda solamente quello che è successo in campo, perché magari i più giovani guardano la statistica, guardano i gol di Di Vaio e poi dopo mettono tutto nel bidone come cose troppo vecchie. Ecco, per chi magari non l'ha vissuto, vi volevo dire che quella squadra formata da Modigliani, poi abbiamo parlato di Divay, abbiamo parlato di Perez, giocava dentro e fuori dal campo e ha vinto sia dentro che fuori dal campo, facendo quello che tante squadre non sono riuscite a fare in questi anni con una tranquillità emotiva invidiabile. Assolutamente. Quindi Gabi, ti meriti tutto il bene che ricevi quando passeggi per il centro di Bologna e ti posso dire che io un po' di tifosi del Bologna li conosco e nessuno ha un ricordo negativo, seppur all'inizio c'è stato quel misunderstanding e alla fine c'è stato un addio all'Inter. E quindi questo vuol dire davvero tanto. Sì. Grazie, grazie a te, grazie a tutti e forza Bologna. Sempre. Gabi, Sempre, forza Bologna. grazie. Nudi, Grazie. nudi, 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 nudi. Ciao, Grazie. Gabi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ragazzi, vi ringrazio per essere stati qua. Avete visto che gli ho chiesto anche della Ferrari, eh? Ho visto Marco che sta a Ferrari. Poi dopo ho visto che qualcuno ha chiesto se conosceva Andoie, ma Andoie non è belga, ragazzi. Adesso va bene, però. Vi ringrazio a tutti per essere stati qua. Prima della fine ne approfitto per dirvi che io sarò allo stadio per vedere Bologna-Napoli. Andrò lì un po' prima, ci andrò perché passerò dallo stand sotto la curva di Bimbo Tu. Cos'è Bimbo Tu? Bimbo Tu è un'associazione che si occupa di situazioni molto delicate. Qualche mese fa sono stato presente anche io nella donazione di un respiratore al reparto pediatrico dell'ospedale Maggiore. E questa dal 23 al 30 settembre sarà la settimana nella quale io stesso mi sono preoccupato di farmi questo bellissimo tatuaggio del nastro d'oro. E quindi, se avete voglia, io già molto prima rispetto all'inizio della gara sarò lì dalla curva insieme allo stand di Bimbo Tu per cercare di fare un po' di bene. Ecco. Quindi, per chiunque avesse voglia di passare, sarò lì. Vi ringrazio per essere stati qua, vi dico forza Bologna sempre, poi ci vediamo con i classici video il weekend della partita e poi lunedì.
sarà di nuovo BFCN. Vediamo se riesco a portare qualcun altro. Intanto vi auguro una buona serata e, come dico sempre, forza Bologna sempre. Ho visto qualcuno che ha spammato le emoji. Mi dispiace non aver interagito troppo con la chat, però avevo Gabi, Mood in Guy, non si riusciva troppo a interagire. Ecco, forza Bologna sempre!